Ciao ragazzi, ciao a tutti. Innanzitutto vi voglio fare gli auguri di buona Pasqua perché siamo arrivati anche quest'anno alla prima festa importante che ci aspetta per il 2024, la Pasqua. Purtroppo il tempo non è quello che è, però noi ce lo godiamo con i nostri camper, con i nostri appartamenti, con le nostre casine. L'importante è che sia una Pasqua serena, tranquilla. E abbiamo tutto, soprattutto la salute, è quella che oggi è la cosa più importante. Lo so che lo dicono tutti, però ripetiamolo, mettiamocelo in testa questa cosa della salute, che è la cosa più bella che ci possa mai capitare. Cioè, avere la salute oggi è la cosa più bella, è la più grande, ve lo dico perché ho avuto delle esperienze in questi giorni di persone che purtroppo hanno avuto la sfiga e quindi capite che metto a posto un po' il telefono perché non si vede tutto il mio nome del camper house, così va bene, mi vedete, mi vedete? Bene. Oggi cosa parliamo? Parliamo dei camper cinesi. Ebbene sì, ragazzi, i camper, la Cina ha iniziato a costruire i camper. Ma voi direte, ma che cavolo stai dicendo? È vero, mi sono andato un po' a informare sui vari siti e vi posso garantire che stanno facendo dei camperini che sono fatti bene. Allora, sono fatti bene, ma per fare un camper, analizziamo questo, porca miseria, doppio minca. Per fare un camper, ci vuole fare presto, fai, guarda, guarda cosa ti ho preso. Ti ho preso questo camperino qui, vedi? Questo è un camperino normalissimo, normalissimo. Te ci fai i fori per le finestre, ci metti un letto dentro, un WC, quelli portatili, e sei a posto. Capisci cosa ti voglio dire? Ti voglio dire che oggi il camper è semplice da fare, abbiamo un'esperienza di 60 anni e quindi fa il camper il cinese, ha detto, cavolo, cosa ci mette a fare i camper? Le finestre sono sempre quelle, le cose dentro sono sempre quelle, stufe, boiler, ci sono quelle due o tre aziende che le fanno e si è a posto. I cinesi si sono inventati di fare questa cosa. Ma qual è il problema? Il problema, qual è la cosa più importante che hanno fatto? È che costano poco. Perché se voi andate a vedere sui vari siti, non vi sto dicendo delle pataccate, se voi andate a vedere sui vari siti, ci sono dei camper belli fatti a mo' di furgonato, fatti a mo' di mansardato, addirittura loro hanno usato l'Iveco Daily. Esatto, il vecchio Iveco Daily che andava qua in Italia da noi, l'hanno usato loro per fare questo camper e il costo è di 40.000 euro. Un camper 6 posti, ma se vedete dentro è spartano, eh? Non ha tutta quella fighetteria che stanno facendo oggi sui camper. Fanali a LED fuori che se vai a sbattere è un pianto. Dentro tutti quegli sportellini, sportellette, da metterci quello, da metterci quello, da metterci quello. E quindi, ma fai una cosina bella, semplice, no? Falla pagare il giusto. 40.000 oggi per un camper mansardato è più che sufficiente come prezzo, ma veramente. Beh, poi non è vero, è lo stesso. Scrivete, mi fa molto piacere. I camper cinesi ci sono, arriveranno e daranno la possibilità alla gente di scegliere. Dici, cosa vado a prendere? Un camper da 140.000 euro o prendo un camperino da 40.000, che è la stessa cosa, perché alla fine la base, quella che ti porta in giro, cioè quella che ti può dare quell'affidabilità, è quella di quel furgone, cioè che può essere un Iveco, un Fiat o un Ford o un Mercedes. Quindi quando noi andiamo a togliere quel prezzo che è quello più sostanzioso per fare un camper, secondo me, io non li ho fatti i camper e quindi secondo me è quello il prezzo che ti va ad incidere a fare un camper. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Secondo me è così. Poi avete delle altre idee? Volete
esprimere anche voi cosa ne pensate. Camper cinese. Avete visto nelle macchine? Ormai le macchine cinesi sono diventate molto, 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 molto affidabili. Hanno preso una altissima quota di mercato. E cari miei, cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo fare? Ci vogliamo mettere in gioco con loro o vogliamo che ci portino via tutto il mercato, perché sicuramente se andiamo avanti così loro hanno capito che basso profitto, alto mercato, nel senso loro si accontentano di meno e prendono più quota di mercato, e capisci che questo ti lascia. E io stavo pensando, ma come si potrebbe? Si potrebbe fare che questi gruppi di camper dovrebbero mettersi insieme, ancora diventare un gruppo italiano, perché non c'è più un gruppo italiano che costruisce camper. Questo è una cosa triste. Pensare che il camper è nato nella valle di Poggi Bonsi, la Toscana, c'era Leica, Rimor, sono stati quelli che hanno aperto il mondo del camper. Oggi non ci sono più. Perché non ci sono più? Perché i cinesi sono più bravi, perché i tedeschi. È possibile che una ditta tedesca abbia tenuto le fabbriche giù a Poggi Bonsi in Toscana, ma costruisce col marchio tedesco? Cioè Leica è del marchio tedesco. Imer, del gruppo Imer. Non riuscivamo noi italiani a tenercela questa bella Leica, questa Rimor? No, anche Rimor fa parte del gruppo francese. È una tristezza, perché ci dovrebbe. Noi italiani abbiamo una forza che è incredibile, però non riesco a concepire come mai ci siamo lasciati abbindolare, ci siamo lasciati, non so, non mi viene neanche la parola. Prendere in giro da queste aziende qua, perché loro ce l'hanno fatta e noi non ce l'abbiamo fatta? Io sono sempre stato dell'idea che noi italiani abbiamo una marcia in più, abbiamo il cibo buono, abbiamo l'estro, abbiamo l'intelligenza, abbiamo la fantasia. Guardate macchine come Ferrari, Lamborghini, ma vi rendete conto cosa abbiamo creato? Dei marchi che sono stupendi nel mondo e ce li stanno portando via piano piano tutti quanti. E il mondo dei camper è stato uguale. Abbiamo creato noi i primi camper. Mi ricordo i Rimor, i primi Rimor. Se voi andate a vedere le foto di una volta, sono i camper di oggi poi, non è che hanno inventato più di tanto. Però perché il tedesco, il cinese, il francese ce l'ha fatta? E noi abbiamo svenduto tutto, siamo saltati per aria. Facciamoci questa domanda: come mai? Perché forse l'italiano è un po' troppo, quando è il momento che va su, si monta la testa e poi salta per aria. Invece bisognerebbe cercare di avere l'umiltà di dire: sta andando bene, mi accontento, vado avanti così, è buona, fine. Questo è il mio umile parere. Quindi, i camper cinesi saranno quelli che avranno i prezzi più bassi di tutti in assoluto. Preparatevi perché arriveranno sul mercato a breve, perché hanno una forza incredibile. I concessionari, giustamente, vi ricordate quando io avevo X-Go che costava, sono sempre monotono, no? X-Go era il camper che costava meno di tutti, ma sfido chiunque oggi a dire che un X-Go fa schifo, non va bene, mi si è aperto tutto. Invece era lì il camper che costava 10-15 mila euro in meno degli altri, aveva la meccanica come gli altri, e oggi che ha comprato gli X-Go da 35 mila, 30 mila, ha fatto un bel investimento, perché oggi voi andate a vedere un X-Go usato, a parte che fate fatica a trovarlo, e soprattutto se lo trovate sono tutti sopra i 40 mila. Cosa devo dire? Usati, camper usati, non nuovi, scusate, non volevo, non stavo sbagliando. Quindi vuol dire che se il camper è fatto bene si riesce a fare a un prezzo giusto e la gente lo compra.
E la gente lo compra. Nei camper non puoi fare come le case costruttrici di auto. Adesso Audi, per esempio, non fa più le vetture piccole, cioè la A1, la A2, la A3. A3 ancora sarà borderline, la farà, però le piccole utilitarie per loro, la A1, la A2, piccole per modo di dire, non le faranno più. Così come una Mercedes farà uguale, cioè solo macchine di un certo livello che hanno un budget molto alto e così producono meno e guadagnano di più. Alta qualità per chi può prende una Mercedes, prende una BMW da 100, 140, 130 mila euro. Questo è, nei camper succederà uguale. Perché quelle case blasonate di adesso che ti faranno i camper da 200 mila euro, arriverà il cinese che è lo stesso camper te lo dà 40 mila euro e ti dici: ma come mai tutta questa differenza? La meccanica è quella, cioè quella che ti porta in giro. Mettetevi bene in testa, il camper più che altro è la meccanica, cioè è la base che ha sotto la macchina, come devo dire, la base sotto. La meccanica, vedi, questo è un Volkswagen, è la meccanica che è questo, non riesco a farmi capire come, è questo il valore. Poi quello che ci metti sopra, te lo puoi fare con quattro asse, lo puoi fare con un legno pregiato, però alla fine, quella è la sostanza che ti porta in giro, l'affidabilità di quella vettura. Poi il frigorifero, la stufa, il boiler, sono quelli, capito? E non capisco questi 140.000, 150.000, 200.000, 100.000, dove sono? Dov'è la sostanza? Spiegatemelo voi. Io sono ignorante in materia. Spiegatemi perché devo comprare un camper che costa 140.000 euro quando mi posso prendere un appartamentino al mare a Rimini. Un appartamentino al mare a Rimini. Sì, non ci credi? Non ci credi? Te lo dico io. Vieni giù. È vero che ce ne sono pochi perché c'è tanta richiesta. Però con i soldi che comprate uno di questi veicoli a 140.000 euro, voi vi comprate un appartamentino. E solo la differenza, lo sapete qual è? È che l'appartamentino vi aumenta nel tempo, il mattone aumenta, o bene o male. Non siete d'accordo? Qui ve lo garantisco al 200%, perché io un po' che sono nell'immobiliare e posso garantirvi che il mattone è quello che ha garantito sempre e comunque nel tempo, ha avuto i suoi alti e bassi, ma è sempre andato su. Quindi, se voi prendete un Volkswagen camper, un Volkswagen o un Mercedes, il camperino, come lo portate via dalla concessionaria, lo pagate 140.000 euro, lo sapete cosa vi dicono? Ah, lo vuoi rivendere? Dopo un anno, sai quanto ti do in questo camper? 80.000, 90.000, 70.000. Capite perché non ha, secondo me, parlo sempre. Io questi video li faccio perché so come dire, cerco di mettermi in gioco con voi con le varie idee. Fatemelo sapere se siete d'accordo o siete d'accordo. Anche per cambiare io, no? Dì, bene, allora mi vado a comprare anch'io il camper da 140.000 euro. Lavoratori? Capito? Ragazzi, buona Pasqua, mangiate poco, viaggiate sempre e comunque in moto, in bicicletta. L'importante è che stiate bene, è quello che vi garantisco, vi auguro con tutto il mio cuore, veramente. Buona Pasqua da Ale di Camper House. Ah, mi raccomando, se vi annoio, non guardatemi. Ciao, 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 ciao.